alla stazione Leopoldo di Firenze un evento unico promosso dalla Federazione Italiana Cuochi. 1500 gli chef, tra i quali oltre 20 stellati, 150 le aziende vitivinicole in esposizione. Per la prima volta il Cuoco 3.0 apre le porte a tutti e si presenta. Un momento di incontro per la categoria, per discutere e confrontarsi anche con altri soggetti. Non solo con i cuochi, ma con tutte le persone che ruotano intorno al campo della gastronomia. Negli ultimi anni i talent show hanno portato alla ribalta una professione come quella del cuoco, che richiede alta formazione e tanta gavetta. La nostra professione è fatta di spirito di sacrificio oltre che passione, quindi che la TV deve essere valutata solo come uno strumento per valorizzare la loro figura o per evidenziare il loro ristorante, ma non è il punto di arrivo. Una delle nuove frontiere dell'informazione è la sana alimentazione dedicata ai ragazzi. Cucina creativa, ma anche attenzione a cosa mangiamo. Mangiare gli spinaci crudi, per dire che d'estate non abbiamo la vitamina C, ecco, se sono crudi la contengono. O il peperone crudo, per dire, è più digeribile alla vitamina C. Ce lo andiamo a cuocere, la perde e diventa anche un po' più indigesto. Cose magari di uso comune, che magari spesso e volentieri il consumatore non sa per una mancanza di informazione. L'eccellenza toscana, i migliori vini si presentano a Food & Wine. Abbiamo preso il riconoscimento più alto, che sono le quattro viti della guida vite, appunto, per questo 2016, quindi per la nuova guida in uscita nei prossimi mesi. Cambiano le mode ed il mondo del beverage si trasforma. In una location anni 30 torniamo all'era del proibizionismo. Da questa location vorrei recuperare la tranquillità dei barman che servivano da bere dietro il banco con tranquillità, pur essendo segreti, spensieratezza e sorriso e tanta tanta passione nel fare la miscelazione. Non è la scena, è colui che ti lascia dei ricordi sul palato con un buon sorriso e con un buon arrivederci. Cooking show, master ed incontri, ma come base un'unica grande verità. Se un cuoco conosce bene la materia prima, potrà trasformare e far sì che il suo piatto sia di successo e gustoso, perché è un ambasciatore del territorio, del Made in Italy.